Ciao ragazzi, siamo arrivati dopo 3 ore e mezza di macchina. Fa veramente tanto freddo, ma è una bellissima giornata. Siamo stati anche fortunati e proviamo questa mission impossible nella speranza di trovare qualche porcino il 20 di novembre. Eccoci ragazzi, siamo arrivati. Lui è Edo. Ciao a tutti. Che oggi ci accompagnerà in questa avventura incredibile. Anche Flo viene con noi nel bosco oggi. E ragazzi, in che bel paesino che siamo finiti. Il porcino che ha trovato più tardi nella stagione, Edo, ha detto che l'ha trovato il 14 di novembre. Oggi quindi stiamo cercando di battere il suo Guinness World Record. Questa è proprio una zona da funghi. Sento l'odore. Cerchiamoli. Sotto che piante sono questi faggi? Siamo un misto tra castagno e abete. Poi vedete ragazzi che ci sono un sacco di foglie, quindi anche se c'è qualche porcino dovremmo essere bravi a scovarlo. Tu devi sapere in quel periodo qual è la zona che dà funghi, perché è sempre così. Se no non li potrai se mai se tu vieni trovare. Qua ad agosto non trovi niente. Niente. Vedo che stai già andando nella direzione giusta. Chissà se troveremo qualcosa. Ragazzi, anche in natura ci sono i bici. Per chi vuole venire in bagno, qua può fare tutti i suoi bisogni. Ragazzi, un minuto dopo Edo dice di aver avvistato un porcino. Come hai fatto a vederlo? Ce ne sono due. Due. Se guardiamo bene ce ne saranno anche di più secondo me. Mamma mia. C'è anche il terzo. C'è anche il terzo. Oh. Più che contenti perché il 20 novembre troviamo 3 assieme. Ragazzi, 20 novembre ed Edo ha trovato 3 porcini appena entrati nel bosco. Porca puttana. Mamma mia. Che bellezza! Stiamo iniziando a fare sul serio. Complimenti Edo. Tanto stiamo salendo. Vi assicuro che non sembra, ma è bella ripida. Ciao! Ragazzi, Edo mi ha chiamato. Secondo me ha visto un porcino. Quarto porcino della giornata. E iniziamo a farci sentire, ragazzi. Io non mi faccio in tempo ad allontanare di 10 metri che Edo mi richiama. Mi ricordo una volta che il porcino più grande che ho trovato l'ho trovato facendo la pipì. Il quinto porcino. Ragazzi, in segno di scaramanzia, scusate i capelli ma ho tolto il cappello e anche il gioco di parole. Mi sento che così potrò trovare il mio primo vero porcino. Ragazzi, l'avevo detto. Adesso ci avviciniamo. Eccoci, eccoci. E ha portato bene. Oh! Ci siamo ragazzi. Ne ho trovato uno anche piccolino, ragazzi. Questo lo lasciamo lì. Attenzione richiamata. Non so se si vede. Vediamo se con la telecamera riesco ad arrivarci. Ci arrivo. E tra l'altro qua c'è anche un fungo. Ma è che è la spia del porcino. Adesso ragazzi stiamo scendendo, ci stiamo avvicinando alla zona del fiume. Ragazzi, sembrava impossibile oggi, ma vi ammetto che è più facile di quanto sembra. Ragazzi, guardate che grande che era questo gambo. Vabbè, non è bellissimo però vabbè. Ce lo portiamo comunque a casa, sì. Che nel risotto. Al risotto non gliene frega se è bello o brutto. Eh? Riusciamo a vederlo. Ce ne sono due, forse ce le avrai a... Non lo voglio pestare, 1,5 metri ragazzi. Wow, incredibili. Come si faceva a vederli. Partiamo dal piccolino e ora prendiamo il fratello maggiore. Mamma mia. Che bello. Wow. Sono sfinito. Non l'avevo proprio visto questo. Che bello che è. Vedi, vengono tutti sventrati dal vento. Ah, il peggior nemico del fungo è il vento. Okay. Mi sembra averne visto uno lì di porcino, guarda. Sì, lo è. Roba fresca. C'è anche il fratello minore. Che aria. Infatti Edo mi sembrava che era da troppo tempo, che non ne stavi trovando uno. Qua gli altri due. Secondo. E poi abbiamo un terzo. Wow. Scarpinatina per salire. Ma cosa dobbiamo far saltare fuori da qua, dai?
vedo due porcini perché ci vedo doppio. Oppala. Qualcuno dice che c'è. Massimo, giriamo, rigiriamo, lo ribaltiamo sto posto. Ragazzi, non ditelo a dedo, ma io non ce la faccio più. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. E se non andavamo più a casa, eh? Io non ce la faccio più. Vediamo se lo vedo. Eccolo. Eccolo. Vai, Edo. Vai. Ci siamo per l'ultimo. Piccolino. Ma bellissimo. Però un sasso. Cosa bella, ragazzi, una domenica diversa, meno sigarette, meno computer e più natura. Eccoci, ragazzi, 20 di novembre a Edo, merito ovviamente suo. Che bello questo, questo è il primo, bello. Il primo che hai aperto. Quando accenderanno sì, quello c'è. Dell'apertura sì. È stato. E qua siamo tornati alla macchina. Ragazzi, in questa fase mi sta aiutando la mamma. Siamo a tagliare il porcino, ragazzi. Dopo lo faremo con le uova impanato come una cotoletta. Risultato finale, porcini fritti, impanati e risotto.